Cari amici, ben ritrovati. Nel video di oggi vi parlerò di questa mantellina da ciclismo antivento e anche antipioggia, acquistata al Decathlon per 39,99 euro, di marca Van Rysel, una Van Rysel RR900 Ultralight. Nella prima parte di questo video vi illustrerò le caratteristiche del prodotto e ve ne mostrerò qualche particolare. Nella seconda parte lo indosserò e ci farò qualche chilometro in bici. Nella terza parte vi dirò le mie impressioni finali. Prima di partire ti invito ad iscriverti al canale spuntando la campanellina. Rimarrai così aggiornato sui miei prossimi video. Ma cominciamo! La prima cosa che mi ha colpito di questo prodotto è stata la sua leggerezza. La seconda cosa è stato il materiale con cui è composto. Vedete, è un materiale molto particolare che mi piace molto. Come si può vedere, è di colore nero, di colore scuro, un grigio molto scuro, con degli inserti catarifrangenti grigi. Ce l'ha nella parte anteriore, come vedete, sotto il collo e anche la scritta lungo il petto e anche nella parte posteriore. Ha la scritta e poi questa striscia che finisce nella schiena, che finisce nel collo ed inoltre ha anche una striscia catarifrangente nelle braccia. Ovviamente ci sono delle aperture per permettere la reazione, queste aperture si trovano nella schiena, come potete vedere, e anche sotto alle braccia, sotto alle ascelle. Vedete una serie di aperture che permettono la traspirazione. Le maniche sono molto ben fatte perché sono elastiche, terminano in materiale elastico, quindi si adattano al nostro polso e non lasciano penetrare il vento. Stessa cosa sulla vita, c'è questa fascia elastica che permette alla mantellina di rimanere attaccata al nostro corpo e quindi impedisce al vento di penetrare. Ovviamente sul davanti c'è una cerniera che permette l'apertura e la chiusura del capo di abbigliamento. Vi faccio vedere velocemente l'interno. Ecco qua come sono le cuciture e saldature. Quindi una mantellina molto leggera, completamente impermeabile. Nella parte retrostante, sul fianco, come si può vedere, c'è anche una tasca che si può chiudere con un elastico all'interno della quale si può ripiegare su se stessa la mantellina. Io purtroppo ci ho provato per parecchi minuti e non sono riuscito ad infilarla tutta. Sono riuscito a comporre un salsicciotto più o meno compatto, ma non sono riuscito a infilarla dentro completamente. E sinceramente devo dirvi che ho rinunciato a questa possibilità di compattarla in quella maniera, di inserirla all'interno della tasca, anche perché ho paura di rompere le saldature che sono all'interno e mi accontenterò di appallottolarla su se stessa ed infilarla così alla buona all'interno di una delle tasche della mia maglia da ciclismo. Ecco, un'ultima cosa, diamo le indicazioni che sono sull'etichetta. Il lavaggio consigliabile lavarla a mano. Se per caso la mettete in lavatrice, non lavatela a più di 30 gradi. Ovviamente non si deve stirare, non si deve riporre su calorifero e per asciugare l'ideale è lasciarla asciugare all'aria aperta. Bene, adesso che hai visto come è fatta questa giacca e nei suoi particolari, andiamo a provarla su strada. Bene amici, sono uscito da qualche chilometro, oggi è la giornata ideale per provare questa mantellina che vi ho appena illustrato. Non c'è il sole, la giornata è rigida, sento freddo per la prima volta in quest'anno nelle dita e sento freddo anche nelle gambe, visto che sono in pantaloncini corti. Sto usando questa giacca non a caso, ma perché nella recensione che avevo fatto di questo capo di abbigliamento invernale vi avevo riferito che si sentono degli spifferi d'aria. Almeno io sento degli spifferi d'aria sia nella parte sotto delle braccia, perché c'è del materiale elastico, quindi non materiale impermeabile, e sento degli spifferi anche nella schiena e nei fianchi. Appunto perché non c'è la presenza del materiale impermeabile che c'è sul davanti, ma c'è la presenza di materiale elastico, quindi che si allarga, ma che non ripara tanto dal clima, quindi freddo e correnti d'aria si sentono. Appunto, proverò con questa giacca la mantellina, così vi saprò dire se questa mantellina antivento effettivamente non mi fa sentire tutti questi spifferi e questi correnti d'aria. La mantellina l'ho messa qua dietro nella tasca posteriore di questa giacca, tasche che sono abbastanza strette, però la presenza della mantellina che ho appallottolato su se stessa non si sente. Bene, riprendo il mio allenamento. A breve comincerò a fare una discesa che tocca appunto del 9%, quindi prima di imboccarla indosserò la giacca antivento, la testerò per questi 2 km e poi vi saprò dire se effettivamente il vento si sente o meno. Riprendiamo il nostro giro. Tra qualche metro finisce la salitina, adesso indosserò la mantellina perché poi ci saranno appunto più o meno 2 km di discesa.
che è ancora più adatta a testarla a questa circostanza, perché prima, quando mi sono fermato per parlarvi, ho sudato stando fermo, ho sentito freddo fino qui. Adesso con la mantellina sto ancora sudando, ma almeno vedremo se sentiamo l'aria e il freddo. Comincia la discesa! Discesa terminata, come vedete adesso sono dalla parte opposta, quindi qui c'è la salita al 9%, e ovviamente percorrendola dalla parte opposta ho fatto la discesa al 9% e devo dire che non ho sentito alcuno spiffero di vento. Adesso continuerò a tenere questa giacca antivento per provarla anche sul piano, sull'ondulato, come il percorso che farò, e devo dire sul serio che non ho sentito alcuno spiffero, non ho avuto freddo. Gli unici spifferi di vento che ho sentito li ho sentiti nel collo, nelle dita e nelle gambe, che sono l'unica parte che non viene coperta da questa mantellina. Quindi per adesso sono pienamente soddisfatto. Questa giacca antivento tiene benissimo il vento. Per la pioggia non so se pioverà, non piove, ma siamo lì lì, sembra che piova da un momento all'altro. Quindi se mi becco l'acquazzone vi saprò anche dire se questa giacca è impermeabile o meno. Comunque penso di sì, perché dal tessuto si capisce che è un tessuto impermeabile. Bene, continuiamo il giro, ci vediamo al termine di queste pedalate. Bene amici, sono giunto quasi al termine del mio giro, ogni tanto è spuntato il sole. Della giacca cosa posso dire? Beh, sono estremamente soddisfatto, non ho sentito il minimo filo di vento, non ho avuto il minimo disagio e a dire il vero non ho sentito neanche freddo, benché sotto fossi un po' sudato e le temperature non è che siano delle migliori. Adesso i raggi del sole che spuntano scaldano, si sta bene. Non so, penso che arriverò fino a casa ormai con la giacca. Adesso, guardando, si vede un po' all'interno la condensa del sudore, me ne sono accorto proprio in questo momento. Adesso ve la faccio vedere se ci riesco. Ecco, non so se avete visto, ci sono delle goccioline di condensa di sudore, ma ovviamente essendo impermeabile, se non entra qualcosa neanche esce, benché dietro, come vi ho fatto vedere prima, ci siano dei buchi appunto per poter permettere un minimo di traspirazione. Questa giacca io l'ho presa per utilizzarla nelle emergenze, quindi non è che la porterò sempre, la porterò in quell'occasione in cui il tempo dovesse essere un po' ostico, magari come è stato oggi. Poi oggi potevo anche toglierla, ho preferito tenerla per poterla testare, per poter vedere come mi ci sentivo anche in assenza di vento o in salita addirittura, come ho fatto prima, e in assenza di pioggia. Bene, in conclusione sono molto soddisfatto, è una mantellina leggera, la portate in tasca, anche se un po' più ingombrante di quello che ritenevo, ma nei casi di freddo, di vento o di pioggia vi salverà da prendere del freddo. Bene, grazie per avermi seguito in questo video, vi invito ad iscrivervi al canale così potrete seguire tutti i miei prossimi video e noi ci vediamo al prossimo filmato. Un saluto a tutti, anzi, mondo delle giacche antivento, Lucoral è stato qui. Un saluto a tutti da Lucoral.